Oggi è un giorno speciale. Panicucci. L'annuncio improvviso a Mattino 4 c'entra il figlio. Ogni giorno su Rete 4 va in onda Mattino 4, uno spin-off di Mattino 5 di genere talk show, rotocalco, contenitore e costume, in onda su Rete 4 e in simulcast su TGcom 24 dall'11 marzo 2024 con la conduzione di Federica Panicucci e Roberto Poletti. Sul finire della puntata di oggi 27 giugno 2024, Federica Panicucci si è ritagliata qualche secondo per dire una cosa importante sulla sua famiglia. Mattino 4, Federica Panicucci e gli auguri in diretta a suo figlio. Sul finire della puntata di oggi 27 giugno 2024 di Mattino 4, Federica Panicucci ha chiesto al suo collega Roberto Poletti qualche secondo per dire una cosa importante. La conduttrice di Mediaset, visibilmente emozionata, ha rivelato che oggi è un giorno importante non solo per lei, ma anche per la sua famiglia. Francesco rubo solo 10 secondi perché oggi è una giornata molto importante per me e per la mia famiglia. Un momento emozionante. Per Federica Panicucci, oggi è un giorno importante perché suo figlio compie ben 17 anni. Oggi il mio ragazzo meraviglioso compie ben 17 anni, il mio Mattia. Quindi volevo fargli davvero un augurio pubblicamente, stasera festeggeremo insieme. In questa occasione Roberto Poletti ha quindi colto la palla al balzo dapprima per fare gli auguri al figlio di Federica Panicucci, e successivamente ha voluto anche svelare un piccolo retroscena. Senza troppi giri di parole Roberto Poletti ha svelato un retroscena molto divertente sulla giornalista. Mattia, auguri, la mamma ti controlla anche durante le dirette. Io lo so. E le risate in studio si sono sprecate. Poco dopo ha preso la parola la conduttrice, la quale ha tenuto a chiarire di non averlo mai controllato, ma di essersi limitata solo a rispondere al telefono quando l'ha cercata. Non è che lo controllo, rispondo al telefono se lui mi cerca.